Ben fatto, mio alleato Ectamuriano. 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 Che mano è? Ha questo di Vigliax. Questo. Ah, è per le doc. È un buon giro. È un buon giro, ne richiede un altro. Quanta potenza! Sì, ora usala per reclamare l'Omnitrix e sbarazzarci finalmente di quell'insopportabile marmocchia Tennyson. Cioè, certo che Vigliax che dice marmocchia. Veramente. Assurdo. Questo livello urbano mi piace perché non c'è nessuno, è desolato, cioè siamo in città ma non c'è un cane che gira. Cioè ci sono i lupi, ma non intendevo quello. Ok, adesso lanciamo di massi perché. No, l'hai evitato, come ha fatto? Ah, non lo so io. L'animazione del lampo è più forte. Gattetto! Spero che stia registrando tutto perché mi sto rompendo così tanto a fare sto gioco che almeno che due persone lo guardino, ovvero sul mio canale, cioè. È che ci sto mettendo tanta passione e tanto cuore, perché questo gioco mi piace veramente tanto. Poi io mi ero scaricato anche Ben 10, quell'altro, quello. Vabbè, il seguito, ma ragazzi mi sa che non lo giocherò mai. Ma perché se è bello come questo, no, non so se il cuore regge dall'infarto che farei per la gioia. Devi attaccare. Ma perché non attacca? Oh! Che oh! Dov'è Rotolone? Attacca! No, mi hanno ucciso prima! Scandaloso! Ma dai! No, la mangrovia che schifo, non lo userò mai. Poi magari non è neanche così male, è che io ho questi pregiudizi verso le piante, verso i vegani. E voi mi scrivete nei commenti se fai schifo, anti-vegano. E vi dirò, ma non è vero che ho detto nel video, e voi mi direte, ma stavi scherzando, in realtà tu sei veramente anti-vegano. È bello a pensare a quello che volete, cioè cosa volete da me? Devi salire, vedete perché sono anti-vegano? Adesso mi serve la mangrovia. Mamma mia, che gioco ben strutturato, bisogna cambiare ogni 3 secondi. No, 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 saltalo. Dai, sei un ragno inutile. C'è la carta sumo! Come faccio a prendere la carta sumo? Sumo card. Non ce la faccio! No, ce l'ho quasi. Sì, ce l'ho fatta, carta sumo presa grande. Ti sto dicendo! John Cena! 3 ore per prendere una carta sumbra, alla fine ce l'ho fatta. Quindi cavamelo per favore, grazie. Mettimi Graziella, che è più forte, eccolo qua, Graziella. Sto continuando a spammare il tasto Y, che sulla mia tastiera è il tasto W, in modo assurdo. Non ce ne frega. Veramente non so come ho fatto il primo giorno in cui ho preso questo gioco a farmi tipo metà dei livelli, perché ti rompi subito. Poi non è brutto, cioè, come gioco, cioè da ieri. Non è così, proprio così orrendo, però un po' noioso, cioè devi sempre fare le stesse cose, basta. C'è qualcosa di nuovo, un minigioco, che ne so. Siete voi gli sviluppatori, non io. Alzati, alzati, criceto. A cosa è ispirato Rotolone? Non sono un criceto, un Beyblade. Oppure una di quelle ruote, sai, per sapere quelle cose. Tipo metà ruota, metà Beyblade, che dovevi lanciarle col lanciatore, strafigo. Mai visto nulla del genere, tipo. Cioè, in realtà erano inutili come lo schifo, però. Ecco, rompe i muri in cemento tirandogli i pugni. Sì, non c'è dubbio. Beh, poi è realistico, cioè, mi trasformo in alieni, però vabbè, dai. Un po' di verosimilità c'è. Ma ogni 3 secondi è un nemico, non è possibile. Ho fatto 2 passi, ho fatto. Tac. Che grande. No, 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 no! Ma non è mica vero! Vabbè, lo trapasso perché mi sono rotto, sinceramente. Riesco a romperlo sto muro. Sì? Vabbè, ora che lo rompe tutto, via. Cos'era quella roba? Ma che cos'è questa roba? Ma ci sono delle combo che. Boh, non so con che tasti si facciano. Con tasti che non esistono, puoi farle solo sul PC con la tastiera. Cosa lancia quello semi? Assurdo, non l'ho mai visto. Trixie Tang. Sì, ragazzi, è finito anche questo livello. Lakefront Chicago. Andiamo.
E però ragazzi, questo livello vedremo nel prossimo video, perché per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento ragazzi, e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega.